Ed eccoci pronti, prontissimi per questa nuova sfida. Questo gioco vi sta conquistando pian piano e con calma, nel relax di questo periodo dell'anno, vi state dedicando a una sfida che vi mette alla prova, perché nel gioco dei Magnifici 10 nulla è come sembra. Ciò che potrebbe sembrare banale, scontato, in realtà poi si rivela una sorpresa. E infatti funziona così. I Magnifici 10 forniscono man mano degli aiuti e questi conducono all'inizio da una parte, poi rivedendo bene tutti gli indizi si capisce che si compone un altro mosaico, quindi è molto interessante leggere i vostri commenti che man mano mutano, no, di opinione. All'inizio ho pensato questo, poi ho detto quell'altro. Allora, vediamo un po' come ve la siete cavata. Ci sono altre puntate nel canale che potete trovare sempre con titolo I Magnifici 10. Mi raccomando, cercate, siate curiosi perché c'è veramente di tutto a disposizione per voi. Io parto, 10 indizi e un montepremi che va a scalare. 3, 2, 1, via! Allora, per 10 punti iniziali vi comunico che la parola è composta da 6 lettere. E a questo primo indizio segue un altro che dice che la parola ha 3 consonanti e 3 vocali. Sempre per 10 punti che rimangono lì intonsi, posso proseguire nel dirvi che è di genere femminile. Quindi 6 lettere, 3 consonanti, 3 vocali, è femminile. Ulteriore aiuto, mantenendo ancora i 10 punti, è il fatto che la parola è accentata sulla seconda vocale scritta. Rispetto a come appare graficamente, l'accento è nella seconda vocale. Ne esistono parecchie di parole del genere in italiano, quindi il vocabolario ne offre una marea. Complimenti se qualcuno di voi già buttandosi e poi aspettando la soluzione del gioco dovesse aver azzeccato. Magari sparate prima una previsione e poi vediamo la risposta definitiva. Adesso i 10 punti li dobbiamo salutare. Passiamo ad 8 punti di montepremi e adesso posso dirvi che ha 2 facce. A cosa collegate questo indizio? Parliamo di un qualcosa che ha 2 facce, 6 lettere, femminile, eccetera. Qui vi si potrebbe essere aperto un varco, una lampadina si dovrebbe essere accesa. Queste 2 facce dove vi conducono? Ricordando il leitmotiv di questo gioco dei Magnifici 10, che la banalità non la fa da padrona, assolutamente. Io proseguo perché secondo me qualche indicazione ulteriore può aiutarvi. Gli 8 punti li dobbiamo salutare e andiamo a un montepremi di 6 punti adesso con l'aiuto numero 6. Capita spesso di non sapere dove sia. Un oggetto quasi misterioso, una cosa, ma quasi che si nasconde, che ha 2 facce, femminile, 6 lettere.
Per 6 punti, cosa dite che sia? Io vado avanti, eh? Non sento nessuno, non mi risponde nessuno, com'è? Ci sono i commenti, come sempre, per scatenarvi. Io direi che si può proseguire con l'indizio numero 7, che dice così: si gira frequentemente. Per 4 punti rimanenti, il nostro montepremi sta scemando, scende, ma adesso sono sicuro che molti siano andati a segno, perché si gira frequentemente, capita spesso di non sapere dove sia e ha due facce. Ci siete arrivati un po' tutti, buona parte di voi. Andiamo alle ultime 3 indicazioni per indovinare. Questo è il terz'ultimo aiuto. È un simbolo musicale. Per 3 punti, cosa dite che sia? 6 lettere. Detto ciò, proseguo col penultimo aiuto, con il montepremi che scende a 2 punti. Quella di volta è fondamentale. Di volta è tra virgolette, come vedete dall'indizio scritto. Qualora non aveste indovinato ancora, c'è a disposizione il decimo e ultimo indizio per un punto rimanente. C'è quella di casa e della macchina. In primis, nell'immaginario collettivo. Ora è tutto più chiaro, vero? Non potete deludermi, Vi ho proposto quiz molto più difficili a volte, adesso sono più buono questo periodo dell'anno. Allora, vi lascio un po' sulle spine. Vi siete iscritti al canale? Mi raccomando, Avete attivato la campanella? Io ci tengo molto al fatto che non perdiate le notifiche e che siate sempre aggiornati sui nuovi contenuti che pubblico settimanalmente. Allora, andiamo alla risposta del nostro quiz di questa terza puntata dei Magnifici 10. Ha due facce. Spesso non si sa dove sia, Almeno io mi ci sono ritrovato subito, soprattutto grazie al secondo indizio. La parola misteriosa della puntata di oggi è, la vediamo insieme, la scopriamo, chiave. Ecco che si spiega la chiave di volta, si spiega la chiave di violino come simbolo musicale, si gira frequentemente nella toppa. Capita spesso di non sapere dove sia, perché è la prima cosa che si perde col cellulare, così ha due facce, è evidente, e per il resto dovrebbe essere tutto chiarissimo. Bene, sono curioso di sapere come ve la siete cavata, siate generosi con i like e se vi va condividete anche tra gli amici, perché chi sta magari sotto un ombrellone oppure non può fare delle vacanze in questo periodo può aver piacere a trascorrere qualche minuto spensierato insieme a noi quiz. Vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione e vi aspetto prossimamente con una nuova puntata. Ciao, grazie!